Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video qua ai Duelist Brothers e benvenuti in un nuovo video unboxing. Torniamo a rifare i video unboxing, avete già avuto un'anteprima del nostro ritorno dopo l'estate, vi ho già pubblicato un video e questo qua è il secondo video che vi pubblico. Oggi andiamo ad unboxare un prodotto che era molto atteso da tanto tempo, dato che sono finite la catena delle tin, quelle con le stele. Oggi andiamo ad unboxare il prodotto Yu-Gi-Oh! Card Game 25esimo anniversario Platin. È stata molto criticata perché dicono che ci sia dentro tanta fuffa ed è stata fatta per vendere solo le copie, dato che le carte interessanti non sono tante. Per esempio, io mi sono segnato un po', la carta più costosa è il Drago Plovere di Stelle, quello promo, poi c'è sempre il Mago Nero, il Cyber Drago, sono tutte promo, Drago Rosa Nera, e non tutte, però sono maggior parte sono più che altro le promo che valgono, quindi sai, quando vai a comprare un prodotto del genere che ho pagato io 20 euro, un po' diciamo ti dà fastidio come cosa il fatto che non puoi neanche pensare di rientrarci, perché se troviamo il Drago Plovere di Stelle che costa sui 6 euro non possiamo rientrarci. Vabbè, comunque mi sono dilungato fin troppo, vi chiedo di iscrivervi al canale che stiamo ritornando, ho pronto davvero tanti video e anche un ritorno su Duel Links, piccolo spoiler, che vi ho fatto già l'anno scorso ma non avevo avuto il tempo. Sto cercando di organizzarmi anche per fare delle dirette su Instagram dove aprirò dei pacchi o gioco su Duel Links o magari anche su Twitch. Voglio davvero dedicarmi in questo nuovo anno scolastico, perché l'anno vero inizia a gennaio. Vi ringrazio e per chi ci segue su Instagram aveva già visto che io ho comprato questa tin al Modena, all'ultima fiera che sono andato, e l'ho messo subito su Instagram, quindi andate a seguirci anche su Instagram, che ho solo Duelist Brothers, comunque vi viene fuori nel video. Andate a seguirci perché vi tengo aggiornato davvero in tutto. Adesso non perdiamoci in chiacchiere, andiamo ad unboxare questo prodotto che ho preso già a uno stand in cui avevo comprato il primo box, quello giallo per chi si ricorda, con il drago, adesso mi sfugge il nome, Alleanza dei Duellanti mi sembra, e l'ho comprato allo stesso stand dalle stesse persone che me l'hanno venduto, attenzione al contrario. Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili, solito stemma, solito logo e sotto Teen 25esimo anniversario eroi duellanti. Infatti ci sono tutti gli eroi, non so perché al contrario, ci sono tutti gli eroi più famosi di Yugi. Andiamo a leggerci velocemente il retro, per chi vuole skip in avanti. Dicevo, Team 25esimo anniversario, eroi duellanti, è l'ora di duellare, è l'ora di celebrare i 25 anni di duelli. Questa speciale Team anniversario eroi duellanti raccoglie i mostri più famosi della storia, come carte rare segrete, quarto di secolo, insieme con dei mega pack extra large, contenenti alcune delle carte più apprezzate dei set di espansione recenti. Ogni Team 25esimo anniversario eroi duellanti contiene tre diversi mega pack da 18 carte, quindi tornano i pack belli spessi. Ogni mega pack è pieno zeppo di carte dai set espansioni di Battaglia del Caos, Forza Dimensionale, Potere degli Elementi, Esplosione all'Oscura, che è un box che sto davvero cercando da tanto ma non lo trovo al giusto prezzo in fiera. Se lo troverò più avanti ve lo porterò sicuramente, perché è uno dei box che sto puntando da un bel po'. Maestri di Tattica e i Grandiosi Creatori. Più carte addizionali nella rarità rara segreta prismatica, ultra rara, super rara e rara comune. Come bonus speciale otterrai uno dei mostri visti sui lati di questa tin come carta rara segreta, quarto di secolo esclusiva per anniversario. Le promo che vi dicevo prima. I mostri sono Mago Nero, Exodia, Drago Nero Occhi Rossi, Drago Arcobaleno, Cyber Drago, Neos, vedete, poi fa tutto il giro anche Drago Firewall, Codificatore Trasmittente, Galassia, ce ne sono stratanti, Utopia, davvero tantissimi comunque da trovare. Vediamo noi quale mostro troveremo. E andiamo con Paladino dell'Illuminazione, scusate, lo scioglilingua, non sono riuscito a leggerlo veloce. Carino, davvero carino,
non credo valga niente, però davvero carino, ce lo teniamo comunque nella bustina, non ve lo faccio aprire. Comunque io aprirò il primo pack e gli altri due li aprirà la mia ragazza. Andiamo subito e andiamo anche a scoprire il trick, ovvero quante carte dovremmo spostare indietro per arrivare ad avere la holo come ultima. Andiamo subito con Media, Legge della Luce, Zombie Infestati, Culla, Enion, Cenote, Ghiaccio, Giada, Graffio Scontro, Spaventartiglio, Libromante, Fireburst, Cavaliere, Gemma, Quarzo. Abbiamo la prima super che è Dinomorfia, Kentre, Regina, è difficile. Cavaliere Illegale, la seconda ultra è Ala Nera, Borea Tempesta, al Vento Malvagio. Abbiamo Maestro del Caos, molto carino, davvero bello come prismatica. E come altra prismatica Drago Jet Occhi Blu, anche questa artwork davvero bella. Andiamo avanti con Dogmatica Turgia, Nobile Cavaliere Kustenin, Maestra della Frusta d'Oro Amazzones, Addio Benvenuto Labirinto, Vortice Piuma Nera, Draco Becchi il Drago Cavalcabile e Girovago Psichico. Diciamo che come prima bustina spero sia riscaldamento, perché comunque queste due card che sono Maestro del Caos e Drago Jet Occhi Blu sono delle carte che comunque non mi servivano, però sono giusto davvero belle per averle in collezione. Quindi andiamo subito con il secondo e il terzo pacchetto che aprirà la Nebulosa. Speriamo buona sorte. Vai. 5 carte indietro. Realizzazione Libromante, Allerta Dinomorfia, Libromante Doom Broker, Exa il compagno della fiamma, Melfi Wally, Therion imperatrice Alasia, Maledizione Ghiaccio Giada, la prima super, la prima ultra è Fusione Dispersione, Guerriero, non riesco a leggere, Magi Minerale delle Reliquie, Re Ligre Domestico Amazzones e Incantatrice Acqua del Tempio. La rara è Meizen il Ninja da Battaglia, Labirinto Candragliere, Crowler Ricettore, Salmone Regina Infernale, Stratagemma Spettrale dell'Arcidemone, Attrezzo Arte Ninjitsu Scavatore di Ferro e l'ultimo è Labirinto Arcidemone. Anche secondo pack non così tanto bello, però ci riproviamo con l'ultimo pack da 18 carte, vi ricordo, e adesso abbiamo trovato carte solo esclusivamente da collezione per la loro bellezza, non per il costo. Però andiamo con l'ultimo pacchetto e partiamo sempre con un Melfi Allegri, Scavalcamento Spaventartiglio, Spaventartiglio Astra, Incrocio Therion, Ghiaccio Giada Creazione Aegiro Cassis, nomi sempre più complicati, Radazione Ursartica, oggi non so parlare, Carpe Divem Esosorella, veramente impronunciabili queste carte, Fuoco Radiante Runic, Libromante Fuoco, la seconda ultra, il Bestial Lubellion, molto 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 bello, molto bello, credo valga anche qualcosa, non ne sono sicuro, Fontana Runic, Marchiato Riconquistato, Sfida di Guardi Melfi, Doppio Tornado di Polvere Gemello, Soffio di Resurrezione,
e Amorfatetropena, il drago sovrano, immaginazione, sincronia perfetta a un addio benvenuto labirinto. Diciamo che abbiamo trovato più carte in cui non si poteva praticamente pronunciare il nome che carte belle, però comunque ci dobbiamo accontentare. Le carte più interessanti che abbiamo trovato sono state Fontana Brick, vi faccio vedere solo le prismatiche, che sì, con questa luce si vede anche molto bene la foilatura. Il Beast Lubellion, che non mi ricordo se, mi ricordavo che era usato, però non so se costa qualcosa. Abbiamo Maestro del Caos nel primo pacchetto, poi Drago Jet Occhi Blu e abbiamo le ultime, che sono Re Ligre Domestico Amazones e l'ultima che è l'Incantatrice Acqua del Tempio. Queste sono state le nostre prismatiche. Fatemi sapere nei commenti se ho vinto io o ha vinto la mia ragazza. Ovviamente lei era più avvantaggiata che aveva due pacchetti, però comunque secondo me il mio Maestro del Caos e il mio Drago Jet Occhi Blu si possono difendere molto bene. Io vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo momento del video. Vi invito a iscrivervi al canale, mettere like al video e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!